Mi ha molto interessato l'intervento di Maran e naturalmente anche le domande che sono conseguite. Mi aiuto con la domanda posta da ultimo dal consigliere d'amministrazione di questo pezzo di giacimento indiscutibile di proprietà pubblica. Allora, l'intervento di Maran, che insomma costituisce un'ossatura rispetto a questa bella sessione, sostanzialmente ci invita a razionalizzare qual è la nuova situazione dei fatti, il nuovo stato dell'arte. Prendiamo atto che è cambiato tutto, è cambiato quello che ci si può aspettare dallo Stato, è cambiata la consistenza anche della potenza finanziaria dello Stato. C'è un contesto internazionale, insomma, è stato assolutamente chiaro. Io quello che vorrei, diciamo, inframettere e infiorettare è questo contributo che mi aiuta a rispondere anche a pezzi delle domande che ci sono state che mi hanno riguardato. Il welfare, per il come l'abbiamo conosciuto, che sta a dire condizione di benessere di cui si è fatto carico lo Stato, del welfare non possiamo fare a meno. Magari possiamo ripensare quanto costa e chi lo produce. Ma noi, al livello di civiltà a cui siamo pervenuti, noi non possiamo rinunciare. Noi possiamo ammodernare, riformare, modificare il quanto costa e il chi lo produce. Faccio un esempio concreto. Nel 1960 Adriano Olivetti coraggiosamente da Ulisse concepì un modello nella sua isoletta di welfare community. Dopo 50 anni ci sono tanti Adriano Olivetti che fanno questo. Il gruppo Procter & Gamble, trattino gruppo Vater, trattino gruppo Egidio Angelini, Francesco, pagano. Che è successo? Niente.